Allora, ragazzi, se questo video, ve lo dico qua, raggiunge i 20.000 mi piace, facciamo... Brunoni, bentornati in questo nuovo video della serie Non rompere questo blocco, che esce ogni lunedì alle ore 19. Come state, ragazzi? Spero tutto bene. E prima che inizi il video del Non rompere questo blocco, vi ricordo che questa sera alle ore 21 sarò in live su Twitch per fare cose belle insieme a voi. Ed inoltre iscrivetevi al canale, perché a 600.000 iscritti ci sarà una bella sorpresona per voi. Oggi, come al solito, sono insieme a Marti, solo che si è nascosta anche oggi, ma non so dove si è nascosta, quindi appena uscirà, appena si farà vedere, vi dirò che dove sarà, perché effettivamente uscirà. Comunque non so perché ci sono degli armor stand. Ok, allora oggi andiamo a fare la sfida con gli unknown block della vita in città. Vi ricordate quelli che abbiamo appena scoperto? Ebbene sì, ho preso una mod parziale della mod che utilizziamo, e guardate che belli che sono questi blocchi. Dovremmo cercarli. Allora, quello verde, Marti, se mi senti, vale te... Ops. Sì, dicevamo. Mi ha fatto troppo ridere. Allora, quello verde vale 30 punti, quello blu vale 50 e quello magenta vale 100. Abbiamo, come al solito, 15 minuti. Oggi abbiamo un argomento del giorno, visto che l'ultima volta vi siete arrabbiati. Prendi tutta la roba che devi prenderti, ci sono anche delle ender per questa volta. Ok, e, grazie. E niente, allora, la tua caverna è la prima e la mia la seconda. E vai, era proprio quella che volevo. Allora, Alexa, imposta un timer di 15 minuti. 15 minuti. A partire. Ok, ok. Allora, gli altri minerali volevo far sì che valessero un punto, quindi nel caso te li volessi prendere, prendili, ma non valgono niente. Allora, io non ho ancora trovato nessuno dei minerali nuovi. Eccolo, il primo verde! Sì. Verde e azzurro. Verde e azzurro. Io ho trovato l'azzurro. Buono, buono, buono. Dai, buono. Yeah, oggi yeah. Partiamo un pochino meglio, Marti. Siamo un pochino più carichi rispetto al solito. Ma i livelli quali sono? I livelli non lo so di preciso, perché non l'ho fatta io sta mod. Dovrebbero essere circa sotto il livello 40. Dovrebbero iniziare a spawnare piano piano, a scalare tutti. Quindi penso 40, 30, 20, una roba del genere. Ok. Allora, ti dico solo che i magenta nella vita in città, per trovarne uno, ho già finito la caverna io. Vabbè, perfetto. I magenta per trovare nella vita in città ci metto sempre 20 minuti per trovarne 2-3. Quindi punta tutto sugli azzurri e sui verdi. È il mio consiglio che ti posso dare. Ok, i verdi li ho trovati già. Io ne ho già 5 di verdi. Tu quanti ne hai verdi? 5? 13, 14, okay, 15, sei già... 16, allora, 17. Basta, eh. No, Marti, non è vero. Non è vero. Che è successo? Non è successo davvero. Hai ho fatto? Trovato il canyon. Oh. Ho veramente trovato il canyon. Vabbè, dai, alle ender, per non ti lamentare. Insomma, ne ho 16, non è che ne abbia così tante. È vero non che ti ho trovato... lamentare. Ho trovato altro verde, ok. Oh, ce n'è anche abbastanza di verde. Qual è il tuo preferito di questi tre? A parte che il magenta ancora non l'hai visto. Boh, l'azzurro mi piace. L'azzurro è veramente bello, vero? Anche secondo me l'azzurro è proprio bello. Però anche però, il verde... boh, sta caverna non mi sta convincendo. Il Marcio, verde è molto creeper. Il verde è molto creeper. È molto, molto creeperoso. Ma cosa servono sti minerali? Cioè, fanno qualcosa di utile nella loro esistenza? Sì. Possono cuocere e diventano dei lingotti. Però poi ancora non ho scoperto niente a riguardo. Quindi stiamo. Okay. Sto andando alla cieca. Cioè, ti sto facendo provare la mod alla cieca, praticamente. Perché non okay. so. Magari sono tipo minerali cattivi che dopo un po' che li cuoci, tipo gli danno effetti negativi, ti ammazzano. Ah, esistono queste cose? No, assurdo, non esistono. Pazzesco. Me la sono appena inventata. Ok. In oh, ecco, ho trovato un'altra strada. Meno male. Io ho 18 verdi. 18 verdi. 18 verdi. Mi hai superato perché, cioè, io qui. Non ne hai abbastanza verdi? Quanti ne hai verdi? No, 13, sì. 14, 15, 16, 17. 22. Ma come 22, 28? 22. Ma che sei di no? Non è vero. Ho sbagliato a leggere. No, vabbè, ma io. La mia caverna è finita davvero, lo sai. Un altro azzurro. Ma dai, ma solo uno. Ma vi rendete conto? Oh, magenta! 100 punti. 100 no, punti Marci, per Marci. Vedo il tuo nome. Come sono in un canyon. Sei in un canyon. Dov'è che sei, Marci? Non vedo il tuo no, nome. No, sei lontano, eh. Dove sei? Aspetta a me, però ti ho intravisto il nome. No, Marci, questo è un disastro, lo sai? Dai, io sono già... ai 5 minuti inizio già a fare branch mining. No, Marci, questa cosa non va per niente bene. Marci, perché faccio branch mining? Perché le caverne... no... allora, devo capire una cosa. Perché le caverne che trovo... fanno sempre anche la mia schifo. Fa schifo. Poi vinco sempre, per carità. Questo è zitto, non è vero. Beh, delle ultime volte ho vinto sempre io. Esattamente. Beh, sto cercando un'altra caverna perché tanto qui c'è... Io sto facendo branch. Anch'io, anch'io. Branch mining. Con il branch ho trovato... oh, la madonna. No! No! Che è? No! Che no! Fatto?
ho buttato un magenta nella lava. 100 hai punti. Hai trovato un magenta. Allora, se io... un magenta! Se io perdo per 100 punti, non lo accetto. Al massimo lo piccono, però non lo accetto. Ma sei troppo simpatico, perché questa, non fai lo YouTuber? Questa battuta la faccio sempre a tutti ed è tipo bellissima, vero che è veramente bella? Wow, chissà quanta gente che ride alle tue battute. Tutti ridono, tranne te, tutti ballano, tranne... Ti alzo un po' il volume su TS intanto, ok, eccola qua. Oh mio Dio, quanta lava c'è qua? Così è troppo alta, forse. Comunque, okay. Oddio, ho trovato il diamante, quanto vale? Il diamante non vale niente. Dai... Settimana scorsa, ragazzi, mi ha messo che il diamante valeva qualcosa e non lo trovava. La settimana prima non serviva e non lo trovava. E adesso che non serve lo trova. Marti, tu sei veramente sei un no, paradosso. È colpa tua, lo fai apposta. Io lo faccio apposta? Io lo faccio apposta. Perché devi farlo apposta? Dai, è tutto calcolato, mi dai le caverne, comunque, e il branch mining. Sì, va bene. Sappi che io sto solo branch minando e non ho trovato ancora una... Ho trovato degli azzurri. Vabbè, io questo episodio lo faccio full branch mining, ok? Va bene? Così i fan si arrabbiano e dicono: Marci, ma stai solo branch minando! Hai ragione, avete ragione, ragazzi. Però sto trovando veramente una marea di blu. Sto trovando veramente Dai, una marea di blu. No! Hai buttato nella lava anche tu il magenta. Ah! Sono bloccata, aiuto! Fai game Perché mode 1? Sto andando a fuoco? Si dice, si deve fare game mode 1, Mart. Non so se lo sapevi. Nel caso, okay, lo puoi fare. Ok, brava. Io sto trovando una marea di lapislazzo e non sto trovando... Ma le caverne! Ma dove sono? Ma che non è possibile? Oh, verdi ho trovato. Io sto facendo, ti giuro, solo unicamente branch mining. E adesso anch'io. Ma poi trovo solo lava. Io neanche trovo... No, io la lava. Minerali. Trovo lava. Lava. Dove caderci dentro e morire. È vero. Totalmente. Però, allora, il consiglio che mi ha dato l'ultima volta nei commenti, quando faccio branch mining, è di scavare sempre e unicamente... Oh, magenta, così a caso. Vabbè, carino. Continua, io ne ho uno. Scusami. Magenta. Vabbè, dai che ne hai uno. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Non mi ricordo più. Il consiglio. Di scavare sempre solo e unicamente dritto, perché una caverna la si trova per forza. Guardate, ragazzi, io ci sto anche provando a fare il vostro consiglio, però... Non so, non è un consiglio molto interessante. Cioè, non lo so. Sto trovando tanti minerali, per carità. Questo sì, assolutamente. Tanti minerali. Ma io ne... Magenta! Magenta! Ai 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 ai. Ma perché continuiamo? Allora, ragazzi, se ogni... questo video, ve lo dico qua, raggiunge i 20.000 mi piace, facciamo un 15 minuti di solo branch mining, come questo episodio praticamente. Non lo so, Marti, ti giuro, io non riesco a trovare una caverna. Ci diamo due secondi in game mode 3 per trovare una caverna, per cortesia. Va bene, dai. Ok, ragazzi, ma perché no, sennò non se ne esce più. Allora, GM... Non c'è... No! Raga, non ne avrei mai trovata una! Non ne... No, Marti, è impossibile. Io non ho una caverna vicino, non ne ho una. Ragazzi, cosa devo fare? Vabbè, mi butto qua dentro, qua, mi butto qua. Spero che questa caverna qua sia decente. Aspetta un attimo, ho sbagliato. No, Marti, basta. È finito il tempo della GM3. Dai, aspetta, è che ho... C'ero davanti a sti cosi, ma non riesco a prenderli perché sono sulla lava, sti maledetti. Ho trovato del diamante, sai che lo prendo lo stesso? Perché magari alla fine faccio sì che valga qualcosa. No, sto scherzando, ovviamente, sto scherzando. Ma non ti arrabbiare. Ma no, non ti arrabbiare, Marti, non ti arrabbiare. Ok, finalmente una caverna quasi decente. Ok, oh, finalmente. Vabbè, io mi metto in un canyon, va bene. E mettiti dove vuoi, basta che c'è una caverna, perché non possiamo fare tutto l'episodio in branch mining. Lo so, grazie, davvero, apprezzo. Perché cioè, avevo di fianco un canyon, forse sarei riuscito a trovarlo, tra l'altro. Io zero, io sarei andato avanti all'infinito praticamente, quindi per fortuna. Ti dico che, allora, nello scorso episodio molti si sono arrabbiati perché non abbiamo parlato dell'argomento del giorno, ok? Ok. Ed effettivamente è vero, se tu vai a vederti il video dell'altro giorno, non abbiamo parlato dell'argomento del giorno. Eravamo distratti. Eravamo molto distratti, anche in questo qua. Alexa, quanto manca il timer? Ma ciao, magentino. Ma come 7 minuti? Manca solo 7 minuti. Comunque, dicevo... Allora, l'argomento del giorno è il cioccolato, ok? Il cioccolato, forse uno Scusami. Degli alimenti... Dimmi, cosa è successo? Dici. No, nulla, è che, boh, cioè, ho visto un angolo colorato di magenta, azzurro e verde, è stato bellissimo. Tutti assieme? Solo sì, tu, solo a te cioè... può succedere una cosa del genere, a me mai bellissimo. Una roba del genere. Comunque, dicevo, oggi parliamo di cioccolato, Marti, di cioccolato. No, perché cioccolato? Sì, l'ho detto apposta perché so che tu non lo puoi mangiare. Il cioccolato è forse uno degli alimenti più mangiati dagli italiani, quello dei più golosi, diciamo. Cioè, i più golosi, ma tipo, io mangio il cioccolato qua... Ho del cioccolato fondente, ragazzi, perché a me piace di più il fondente. Cioè, non mi piace di più. Vabbè, poi in sto periodo ancora di più, perché è passata esatto, Pasqua. Ho preso 20 kg, ho preso 30 kg, peserò di nuovo 200 adesso. E niente, no, stavo dicendo che l'alimento è uno dei più amati. Però c'è gente come te...
che purtroppo non può mangiarlo per varie allergie e cose del genere, no? Ti volevo chiedere, no? A te non viene mai la voglia di mangiare qualcosa di cui sei allergica? Ti faccio questa domanda perché, aspetta, un altro preambolo, perché un ragazzo mi ha scritto che lui vuole mangiare la Nutella, ok? Perché però lui è allergico alle nocciole, però non può mangiarsela, ovviamente, no? Se la mangia muore. No, non è che muore, però mi ha detto che gli può venire qualcosa di veramente brutto, quindi non può mangiarla. Cioè, tu a un ragazzo del genere che non può mangiarsi del cioccolato, cosa diresti? Non mangiarlo e sti cavoli, ci sono comunque cose buone lo stesso. Anche se ogni tanto a me viene voglia di mangiare tipo la frutta e la mangio lo stesso e mi si gonfiano le labbra. Ma è vero, sei allergica anche alla frutta? Sì. Ti rendi conto? Assurdo, no. Pazzesco. Aspetta, mi ero dimenticato, tutta la frutta? No, la frutta con guscio. No, secca, la frutta con guscio e la frutta secca. La frutta secca, la frutta secca. Poi beh, sono allergica, però quella, cioè, non posso proprio mangiarla perché zero, posso, zebra. Se no. Zebra, zebra. Se no mi vengono gli shock anafilattici. E poi rischi di lasciarci le penne, mettiamo la... Esatto. Okay. E invece la frutta, diciamo che mi si gonfiano un po' le labbra, c'ho un po' di mal di stomaco. Cos'è che mangi tu, le ciliegie che ti piacciono un botto? Sì, che buone le ciliegie. Ne mangio solo due e poi basta perché... Ah, due perché sennò poi è un casino. Okay. Esatto. E tu pensa che io non riuscirei a fare a meno della frutta e della verdura. Cioè, della verdura un po' di meno. Cioè, in realtà a me piace un po' tutto. Però, tipo delle fragole, quando è stagione delle fragole, io non riuscirei a fare a meno. Quindi non so come tu fai realmente a non mangiare queste cose. Vabbè, dopo un po' ti abitui. Io ti dico solo che se non parlo troppo bene, che mi fermo ogni tanto, è perché sono molto concentrato, perché non c'è niente in queste caverne, non c'è niente, ok? Sono tutti in alto le cose. Io come faccio a trovare le cose? Sono tutti in alto. Come faccio a prendere le cose? Anch'io ho smesso di trovare roba. Cioè, Zero. Ma non c'è più niente qua. Zero! È una caverna... È una caverna pacco, anche quello non è vero, non è vero. Quando finisce questo video? No, aspetta, ma io di qua ci sono già passata. Ma sono tornata indietro! No, Marti, questo è veramente... Nella mia caverna iniziale! Ecco so. Perché non c'è niente. A me succede sempre in live, quando faccio le gare di scavo, che finisco sempre ad andare nelle caverne che ho già scavato. Ed è brutta come cosa. È quella iniziale questa, ma come ci sono finita Marti, qui? È la vita è piena di inconvenienti. Ci sono cose che non puoi neanche aspettarti che succedano e poi succedono. Però è così, è proprio così. Allora, io adesso però devo andare là sopra in qualche modo. Devo fare tipo i ponti, devo fare il fast building. Guarda che bravo, fast buildare. Mamma mia, un mostro sono! Un mostro! Ok? Io piango. Ok, ma tu... Essenzialmente, quanti minerali hai? Dimmi solo il verde. 47. Ok, va bene. Tu quanti ne hai? Ne ho un pochettino di più, non tanti di più però. Puffa. No. Mamma mia, nella lava ero andato. No, comunque ne ho leggermente più di te. Non troppi, ma un po' più di te. Non tanti, ma vabbè, un po' più di te. Io di intorno a... Principio in aria. No, io non sto a brincimare, sono nel canyon che sono andato a prendere le cose in alto, in basso, giù, su, sopra, destra, sinistra. Forse, non trovo niente. Allora, aspetta un attimo che provo a vedere se trovo qualcosa qua. Oh, qua c'è qualcos'altro. Sì, vedi? Vedi che sono fortunato un po' oggi, un pochettino. Oh, magentino, ciao. Il magenta sa che vale un sacco. Lo so. No, ne ho buttato giù uno. Allora, aspetta. Mamma mia, che save che ho fatto, ragazzi. Non so se l'avete visto. Vabbè, torna a principale in area. Alexa, quanto manca il timer? Ma in effetti... Manca pochissimo, secondo... Oh, ho trovato una caverna. Alexa, quanto manca il timer? Il tempo residuo per il tuo timer da 15 minuti è 3 minuti. Ma come 3 minuti? Io come faccio in 3 minuti? Comunque sono tornato, sai dove? Nel mio... Nella mia caverna che stavo scavando prima. Ecco. Nel mio branch mining di prima. Ed è un problema perché so benissimo che da questa parte qua non c'è assolutamente niente. Quindi probabilmente mi metterò a fare tipo branch mining estremo. Perché sto prendendo danno? E allora, perché prendo danno? Perché qua c'è un blocco che si era buggato. Ok. Tre minuti. Dai. Che palle quando trovo la terra o la gravel. Guarda, oh. Dimmi se sei arrivato ad uno stack di qualcosa. No. Io sono arrivato a uno stack di qualcosa. Mizzica, dai, adesso, che palle. Adesso, proprio adesso. Dai, non vale. Invece sì, Marti. Lo so, è brutta come cosa, però sì. Dai, no. È proprio così. Basta, io non gioco più con però te. Sto branchmining anch'io adesso, quindi... Ma sai cos'è? Che io sono un minatore. Cioè, io sono un vero minatore, quindi... Non c'è niente da fare contro di me. Io sto provando a fare anche la tecnica del destra-sinistro. Cioè, la tecnica del destra-sinistra è pazzesca. Infatti ho trovato i verdi. Guarda, la tecnica del destra-sinistra
paga veramente tanto. L'unica cosa, ho solo due magenta. Immagino che tu ne abbia di più, tipo 4 ne hai te, no? Sì, ne ho un po' di più. Quanti ne hai esattamente? Non te lo dico, Marci, dai. Dai, abbiamo quasi finito, non te lo dico. Azzurri quanti ne hai? Non te lo dico. Più o meno indicativamente diamanti, sono solo diamanti. Io li prendo i diamanti. Più di uno, meno di 100. Cosa vuol dire? È troppo larga come cosa. Indicativamente è quello. Ah! Ragazzi, ma io sono diamanti, Marti. Ma diamanti? Ah no. Ma tu hai idea di quanti ne sto trovando? Io ne ho nell'inventario tipo esattamente 20 23. Cioè diamanti 23, 23 diamanti. Sì, 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 proprio sì. Non so. Meno male più. Che non valgono niente. Non ne sto trovando più. Non sto trovando più quelli colorati. Sì, ecco l'azzurro buono. Quanto azzurro, quanto. Beh, no, dai. Finalmente ho uno stack di azzurro pure così almeno siamo. Ma che dici? Ma che falso che sei. Non ci credi? Non ci credo. Quanti pensi che ne abbia? Non lo so, di meno. Ne ho quasi uno stack, Marti. No, sì, non è vero, dai. Ne ho quasi uno stack. No, Marci, io rage quit. Ne ho molti di più di 32, toh, mettila così. Così ti va bene? No, dai, che palle. Ne hai meno di 32? Non ne ho, niente. Cioè, non hai gli azzurri? Non ne hai proprio? Se ne è più facile trovare gli azzurri con i verdi, lo sai. Beh, certo, uno dopo l'altro, dici te. Alexa, quanto manca altri azzurri? Ma basta, no, dai, io sono sfigata. Ma come 20 secondi? Devo trovarne altri. Un magentino, dai! Oh, due magenti! Oh! Beh, io ho trovato 6 verdi, quindi valgono più o meno la stessa cosa. Quindi. No, dai, non mi dire così. Ti dico quanti, se vuoi ti dico quanti blu ho, esattamente adesso. Dai, non lo voglio sapere. Quanti diamanti? Si fammi. Magenta! Ne ho trovato uno, non ci credo. No. Ce l'ho fatta, ragazzi. Credo che Alexa abbia finito. Alexa, basta. Allora, Marti, torniamo su. Facciamo un bel game rule. Io sono arrabbiata. Keep inventory tu. Hai perso di nuovo, dici? Sì. Marti, potrebbe essere che tu abbia perso di nuovo. Allora, tippati da me. Io vado direttamente a mettere la roba nella chest. Vado di verdi, blu e magenta. E al mio 3 ci apriamo la chest dell'altro. Sei pronta? Sì, però non trollare come l'altra volta. No, stavolta non ho trollato. Io li ho messi tutti, basta. Allora, 3... 2, ah no, era il 3. 1, 2, 3. 55, 28, 6. Madonna, ma quanti ne hai trovati? Mamma mia, ragazzi! Senza contare, c'è un vincitore! E il vincitore si chiama Marci, allora, come sempre! Secondo me i magenta devono valere molto di più, comunque. Cioè, non è giusto che tu ne hai trovati così tanti e così pochi magenta, cioè... Puoi fare anche che i magenta valgano 200, non vinci lo stesso, probabilmente. No, valgono... devono valere 1000 i magenta, basta. Vabbè, 7000 l'uno valgono. Sì, ragazzi, diteci nei commenti quanto dovrebbero valere i magenta. 1000. No, è troppo, Marti, è veramente troppo. Dai, guarda quanti pochi rispetto a tutti gli altri. Allora, amici, abbiamo fatto il calcolo sia con 1000 che con 500, che forse è il più adatto. Però in realtà, guardando Martina, lei ha fatto 7,28, quindi sono circa 4 volte in più che dovrebbe valere questo rispetto a questo. Quanto hai fatto con 500 punti? 6.550. Dai, mi avresti battuto così, 6.500 ho fatto. Ah, di 50 punti ti avrei battuto. Però, ti posso dire la mia, vale il primo coso che abbiamo detto. Perché non vale. Io mi sono focussato sui verdi e i blu. Cioè, dovevi focussarti anche tu su quelli. Comunque, ciao a tutti! Passate da Twitch, ciao! Me ne vado, ciao! Decidete voi chi ha vinto, ciao! Dove vai?